La rappresentanza sindacale unitaria di Antenna Sicilia informa i telespettatori e il pubblico presente in sala che il programma che sta per iniziare è prodotto con il personale in stato di agitazione. L'azione sindacale, che coinvolge anche i lavoratori di Telecolor, è stata promossa contro il progetto aziendale di procedere al licenziamento collettivo di oltre la metà del personale. I tentativi finora svolti per trovare una soluzione alla vertenza non hanno prodotto effetti positivi. Nulla è cambiato neanche dopo le giornate di sciopero che hanno visto la partecipazione di tutti i dipendenti delle due emittenti. In quelle occasioni, il personale amministrativo, i tecnici e i giornalisti sono scesi in strada a manifestare contro la procedura di licenziamento e per rendere partecipe l'opinione pubblica della crisi che attraversa le due più grosse realtà regionali dell'emittenza privata, che da decenni rappresentano con successo l'informazione e l'intrattenimento locale. Un successo che non può essere valutato prescindendo dalla professionalità e dalle competenze di tutto il personale e che è stato ulteriormente sancito dai risultati ottenuti nell'assegnazione delle frequenze, nel passaggio al digitale terrestre e dalle prime posizioni ottenute nella graduatoria del Corecom Sicilia per l'assegnazione dei contributi previsti per le emittenti televisive. A rendere questa vertenza ulteriormente complessa il fatto che i lavoratori di Antenna Sicilia e Telecolor non sono coperti né dalla cassa integrazione straordinaria né dalla mobilità ordinaria e quindi, alle condizioni attuali, l'unico strumento di sostegno al reddito in alternativa al licenziamento sarebbe la cassa integrazione in deroga, che però al momento non trova copertura finanziaria. Grazie al pubblico presente.